Buongiorno, sono Angelo Furlan, ex ciclista professionista, attualmente istruttore nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Sono qui per presentarvi il progetto Sicuri in Bicicletta. Progetto della Federazione Ciclistica Italiana e Fondazione ANIA, in collaborazione con la Polizia di Stato ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. Quello che vogliamo fare è fornire uno strumento utile ad atleti e direttori sportivi per comprendere e capire quanto non sia più possibile effettuare allenamenti tecnico-tattici specifici in situazioni di strade aperte al traffico. Tutto quello che va fatto in strade aperte sono allenamenti al massimo di resistenza o sfruttando incroci semaforici, rispettando il codice della strada ovviamente, nelle ripartenze per qualche allenamento di potenza. Tutte quelle che sono le simulazioni specifiche, tipiche anche del ciclismo su strada, vanno fatte in strade protette dal traffico o in aree opportunamente messe a disposizione da enti locali. Buongiorno, sono Alessandro Zadra, sovrintendente capo della Polizia di Stato di professione e maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana invece per passione. La Polizia di Stato è lieta di essere partner di questo progetto perché è un'altra occasione per poter veicolare un messaggio di sicurezza stradale rivolto ai ciclisti. La Polizia di Stato, in particolare la Polizia Stradale, ha sempre avuto uno stretto legame con le manifestazioni sportive di ciclismo ed in particolare con la scorta al Giro d'Italia ed ha ovviamente maturato negli anni una grande esperienza sulle principali cause di incidenti stradali che vedono coinvolti i ciclisti. Condividere la nostra esperienza con quella di un ciclista professionista tecnico della Federazione Ciclistica Italiana può essere un valido aiuto per chi pratica il ciclismo come sport o per chi usa la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Grazie per averci coinvolti. Grazie.